Ciao ragazzi, ma che è successo qua? Non vi si può lasciare un po' soli a nessuno? Come vi abbandono, come vi lascio un po' per riposare, per farmi i cavoli miei, per farmi mangiare qualcosa dalle fatiche delle live reaction, le bande tifosi. E poi mi metto qui nel letto, mi sdraio, riapro gli occhi, la prima notizia che vi leggo, clamoroso, CDA della Juventus, l'intero CDA ha presentato le dimissioni. Allora, sono rimasto di stucco. Nell'aria qualcosa c'era, era da un po' si portavano dietro un po' di problemi, un po' di diatribe interne societarie, perché questo bisogna dire la verità, che quello voleva fare fuori quell'altro, quello voleva sostituire quello lì, quell'altro aveva sempre da lì, e quell'altro poi, che colui che mette soldi ha cominciato a rompersi le palle. Qualcosa c'era. Io, da esterno tifoso milanista, ma da esterno da una parte ci godo, da una parte, ma dall'altra parte questa cosa però lascia anche a desiderare, ti fa riflettere che le nostre società italiane sono in mano a gente poco affidabile, spendacciona, senza un minimo di preparazione, senza un minimo di progettualità. Ora questa cosa è toccata alla Juventus. Potrebbe toccare a chiunque, a qualsiasi società italiana, visto che tutte le società italiane calcistiche non stanno attraversando un bel periodo. Però cazzo, questa è una bella cosa. Ora che comunque sia dopo le figure inizio anno di merda fatte sia in campionato che in Roma, e questo sinceramente non me l'aspettavo. Poi ora che addirittura sembrava che la Juve, che questa Juve fosse ripartita in campionato con risultati utili, la miglior difesa, e ora questa cosa qui non so da esterno, che ripeto ci godo un po', però ragazzi, per il calcio italiano è un altro sputtanamento questo. E rimango ora che ne sarà anche della squadra, motivazioni, i giocatori, c'è anche i giocatori stessi, l'allenatore, tutto il gruppo, quando riprenderanno sicuramente ne risentirà, avrà un contraccolpo, perché ci sarà un contraccolpo. Io c'è chi è contento, chi è felice di questa cosa nel popolo juventino. Io sinceramente ragazzi non so se siamo bene o male, soprattutto così quasi metà stagione, sì, siamo quasi a metà stagione, quasi dicembre, non lo so. Comunque questa notizia ragazzi mi ha lasciato sinceramente basito, e mi è andata a pensare tante cose. Però da esterno, non come ne stanno facendo tanti, mi fa cazzi mia, non so di preciso le dinamiche, però questa è una cosa che deve far riflettere tutto il sistema calcio italiano. Scelte sbagliate, sia di mercato, come hanno fatto in passato, sia presenti, future. È poco da fare. Questo, oltre al fallimento proprio della Juve, è proprio un fallimento anche uno dei tanti fallimenti del sistema calcio italiano. Punto. Messo in mano gente incompetente, inqualificata, avvoltoi di carcasse. Lasciamo perdere, è uno schifo ragazzi. Sinceramente non vorrei essere nei panni di un tifoso juventino, un tifoso poco. Sinceramente ve lo dico col cuore, non vorrei essere nei panni vostri, ve lo dico per uno che mette, cioè con la passione che mettete, l'amore per i vostri colori, questa cosa qui, ripeto, a tanti le sta facendo felici, a tanti invece rimangono un poco l'amaro. Vengono un po' dubbiosi, ma sotto ci sono tante altre cose, questa cosa veramente ci dovrà essere stata una goccia che ha fatto traboccare il vaso, è sicuro, però magari col tempo si verrà a sapere cosa. Per ora ragazzi vi saluto, continuiamo a gustarci sto fitto mondiale, va. Ciao ragazzi, like, camera attiva, sostenete il canale, ciao.